Amici di Voci di Strada, benvenuti a questa ennesima puntata, un appuntamento con l'Istituto IPSAR, Istituto Alberghiero di Albanella. Siamo qui per una nuova puntata di questo gioco, simpatico gioco che abbiamo organizzato con i ragazzi, con gli alunni di questo istituto. Dovranno gareggiare per copiare alla meglio un piatto preparato dal nostro professor Massimo Di Poto. Professore, salve. Salve, buongiorno. Allora, parlo direttamente ai ragazzi così capiscono già che cosa devono fare, qual è il piatto da preparare. Allora ragazzi, oggi dovete preparare una calamarata con pomodorini, baccalà, capperi, olive e basilico. Sarete comunque formati in due squadre e queste due squadre devono preparare il piatto, non dico identico, ma simile al mio. Allora, per gli ingredienti mi rivolgo alla vostra, in questo caso, veste di assistente, la signorina? Frunzo Fabiola. Fabiola, allora, segniamo un po' gli ingredienti per questo piatto. Allora, abbiamo le olive nere, abbiamo i capperi, abbiamo il basilico, abbiamo il baccalà, i pomodorini, l'olio extravergine di oliva, gli albanella, vino bianco e la calamarata da una pasta di semola di grano duro. Hai specificato l'olio di albanella, perché ad albanella? Albanella, c'è il famoso olio di albanella extravergine, c'è una grande produttività. Una grande produzione di olio che voi vantate, ne vantate insomma, e lo usate per tutti i vostri piatti. Sì. Tu fai parte della squadra? Blu. Blu. Andiamo a scoprire, a conoscere anche gli altri tuoi colleghi. Accompagnami lì dai tuoi colleghi. Fermi ragazzi, fermi, vengo io da voi. Allora, il signor? Cembalo Andrei. Piero Luigi del Corso. Riguarda, per quanto riguarda la squadra blu. Piero Luigi, abbassati un po' che c'è la cappa, così. Ti ha preso? Va bene, ok, perfetto. Andiamo avanti. Gargano Gianluca. Russo Mario. Saida Limi. Che voi nella prima puntata ricordo che avete perso, Sì. Quest'oggi volete rifare, siete. Sì, siete, sì, cerchiamo di rifarci, vedo, con quest'altro piatto. Vi vedo sicuri, vi vedo preparati. Sì. Fate la faccia un po' quelli combattiva, grindosi. Fammi la faccia grindosa, cattiva. Insomma, va bene così, va bene. Professore, allora, naturalmente scherziamo con i ragazzi perché logicamente oltre a lavorare si devono anche divertire, devono prendere questo non solo come un lavoro ma anche diciamo, tra virgolette, un gioco, no? Insomma. Sì, sì, adesso che è un gioco possono scherzare. Quando poi andranno a lavorare si fa sul serio. Allora ragazzi, la squadra blu si può posizionare nell'altra postazione di cucina, l'ho detto anche l'altra volta, dobbiamo inventarci un motto per dare il via al gioco. Allora, una collega, diciamo, la Clerici, dice pronti cuochi e via, noi che diciamo? Diciamo qualcosa, inventiamoci allora. Pronti ragazzi e via. No, pronti ragazzi è troppo banale, dobbiamo inventarci qualcosa. Inventiamoci qualcosa. Allora, come ha detto il collega, la chiusa del collega dell'altra, della puntata scorsa, ha detto? Buon appetito, piatto pulito. Piatto pulito. Allora, ragazzi, vai! Allora, vediamo i ragazzi che sono presi alla preparazione di questo piatto. Abbiamo qui con noi la responsabile di sede dell'istituto, la signora Guazzo. Signora, io praticamente ho lasciato che il professore segua un po' gli alunni che stanno preparando questa splendida ricetta che dopo speriamo che di assaggiare. Ma fate assaggiare anche noi della troupe. Ma certo, certamente. Non tanto me, vedo solo la giuria. Vedo che Giancarlo, il nostro operatore, è affamato e quindi prima che si deprime, insomma, gli facciamo mangiare qualcosa. Allora, parliamo un po' di questo istituto. La sua alunna prima ha tirato in ballo il fatto di usare l'olio di Albanella. Sì, sì. Vogliamo parlare un po' di questa produzione che avviene qui ad Albanella, di quest'olio? Allora, io ho partecipato anche al convegno sull'olio d'oliva di Albanella. Sì. Effettivamente è prezioso, potrebbe essere l'oro o il petrolio di Albanella, perché effettivamente è eccellente sia nel sapore, nella qualità,
l'hanno decantato moltissimo, esaltato proprio alla conferenza a cui ho partecipato, ha partecipato anche la scuola nel Palazzo Spinelli circa un mese fa. E, effettivamente è prezioso. I ragazzi lo usano normalmente in cucina, offerto molte volte da aziende locali, e vuol dire che anche le aziende... A proposito, rispondono... ma quante aziende sono presenti qui ad Albanella che producono quest'olio, lo sa? In verità non lo so. Sono tante comunque. Sono parecchie. Poi ad ogni manifestazione che si tiene, non solo in estate, anche in inverno, quindi tra sagre e manifestazioni, quest'olio viene sempre tirato in ballo. Sì, viene utilizzato. E si proponeva alla manifestazione, al convegno che c'è stato al Palazzo Spinelli, persino di consorziarsi, nel senso di formare un consorzio per cercare di lanciarlo sul mercato estero, nazionale o estero. Sul mercato sia nazionale che estero, anche perché è una grande vergogna, e in effetti un esperto disse che noi siamo i primi produttori o i primi importatori e i secondi esportatori. Cioè, in effetti, quindi importiamo olio dai paesi esteri. Quindi rivalutiamo. Da dove? Dalla Turchia, immagino. Penso dai paesi. Insomma, quando noi abbiamo delle risorse enormi qui nel nostro territorio, soprattutto nel sud, che abbiamo terre, anzi qui noi produciamo i carciofi, esatto. Per la trasformazione si poteva fare. Com'è che non c'è tutta questa produzione di olio? Manca la manodopera forse? Penso di sì. E poi c'è poco interesse da parte dei giovani a continuare questo lavoro. E invece dobbiamo tornare all'agricoltura, perché l'agricoltura è sempre alla base dell'economia di un paese, secondo me, non del paese, proprio Italia. Quindi bisogna, signora, tornare. Ma qualcosa si sta muovendo, eh. Io già vedo anche parecchie inchieste per le televisioni, parecchi servizi dove vedo che i giovani, anche neolaureati, si avvicinano all'agricoltura, si avvicinano alla produzione agricola come chance di lavoro. Il nostro paese non è che offre tanti sbocchi, e molti si stanno avvicinando ai prodotti della nostra terra Soprattutto i prodotti biologici, esatto. Anche l'allevamento, insomma, sembra che ci sia un ritorno, ma anche l'alimentazione sta cambiando, esatto. Io penso che ci sia un ritorno proprio a quegli alimenti base, pure ai bambini, magari senza merendine, ma mangiamo pane e olio, pane e salsa come un tempo. È bello alzarsi la domenica mattina andare a inzuppare una fetta di pane nel ragù preparato dalla nonna. Io mi ricordo da bambino che facevo di queste cose e venivo sempre richiamato, rimproverato. Le merendine del Mulino Bianco, il rispetto per il Mulino Bianco, che forse è il massimo della produzione, però un pane e olio va bene. Un lo passo stesso. Avanti li sta facendo, e i giovani stanno iniziando a capire quali siano le cose genuine e quali no. Insomma, vediamo che la gara procede, va avanti. C'è molta competizione. C'è molta competizione. Sì, da parte della squadra rossa. Da parte della squadra rossa, sì. Sì, perché deve rifarsi. Deve rifarsi della prima puntata, dove loro per un punto hanno perso la gara. Li vedo molto, molto presi. Impegnati. Al contrario della squadra blu, che invece li vedo distratti. No. Stanno anche loro facendo la loro parte. Vado un po', mi avvicino ai ragazzi e vado un po' a disturbarli. Ragazzi, a che punto stiamo? Buon punto. Allora, cosa stai facendo? Stiamo rosolando il sugo, la salsa. Ah, possiamo trasmettere in qualche modo ai nostri telespettatori l'odore che si sente? Guarda, ti fa venire l'appetito solo, oltre a guardare, anche a sentire. Sì. Questa salsa com'è preparata? È preparata con... prima è stato riscaldato l'olio con l'aglio, poi l'aglio è stato tolto, abbiamo messo il baccalà e poi abbiamo fatto rosolare un po' il baccalà, abbiamo aggiunto un po' di vino e poi abbiamo aggiunto i pomodori.
E infine giusto un po' di basilico. Stai facendo rosolare per quanto tempo? Per 10 minuti. Deve assumere un colore particolare? Un colore rossastro come questo. Tu di cosa ti occupi? Della pasta. Della pasta. Mm. Hai la pasta come va cotta? Al dente? Al dente, sì. Al dente. E sale l'hai messo? No, è già, si mette già prima. Si mette già prima, brava, hai saputo rispondere. Ci troviamo con Fabiola, che diciamo è la leader della squadra blu. A che punto siete? Quasi alla fine, stiamo per scolare la pasta e per impiattarla. Perfetto, lo stoccafisso diciamo si usa per fare la salsa, giusto? Noi abbiamo usato il baccalà oggi. Ecco, allora qual è la differenza tra baccalà e stoccafisso? Innanzitutto sono entrambi del merluzzo che viene pescato nei mari del nord, soprattutto in Norvegia. La differenza sta nel metodo di preparazione. Sì. Il baccalà viene curato sotto sale, mentre lo stoccafisso viene asciugato a dei pali. Appeso a dei pali di ferro o di legno su un'isola della Norvegia da febbraio fino a maggio. Quindi il metodo di conservazione fa la differenza fra baccalà e stoccafisso. Stai mescolando la pasta, quindi è quasi pronta per essere scolata? Sì. Allora facciamo questa operazione, prego, ti lascio, vai. Come fai? L'assaggiamo prima perché sei cruda. Ma guarda, in questa scuola vi insegnano di tutto. Preparate sia in teoria che in pratica, brave. Com'è? Impresa diretta, vai. Cotta. È cotta? Allora ti faccio la domanda a trabocchetto. Il sale l'hai buttato nell'acqua? Sì. Prima o dopo? Prima. Brava, è preparata, vai. Allora, adesso vi lascio per l'impiattamento, c'è l'impiattamento. Ragazzi, buon lavoro, ci sentiamo dopo. Vai, per mettere in pausa. Fatela saltare poco la pasta. Fatela saltare poco. Aggiungi l'olio che sta vicino. L'impiattamento vuol dire far cango? Sì. Questo lo prendiamo. Professore, io una cosa la devo dire, la squadra rossa si è rifatta totalmente dalla prima puntata, oggi è capitato che per prima sta impiattando, quindi si avvicinano alla vittoria. A un punteggio più alto, diciamo. Sì, penso proprio di sì. Vabbè, vedo solo che è un po' asciutta la pasta, perché ci voleva un altro po' di acqua e amido. Lo diciamo dopo, okay, lo diciamo dopo, va bene. Allora, i ragazzi stanno eseguendo l'impiattamento, però vedo in vantaggio la squadra blu, è ancora ferma con l'impiattamento? Ragazzi, siete in ritardo, la squadra rossa è già in vantaggio, vedi? Ecco, la squadra blu sta impiattando in questo momento. Nel frattempo c'è il tifo da parte dei professori per la squadra rossa. Allora professore, hanno finito i ragazzi con l'impiattamento, adesso ci spostiamo nell'altra sala per giudicare i piatti e dare un punteggio. Allora ci troviamo nell'altra sala adiacente alla cucina per giudicare i piatti delle due squadre. Quindi alla mia sinistra c'è la squadra rossa con il suo piatto, alla destra c'è la squadra blu con Fabiola. Professoressa Guazzo, allora tocca a lei purtroppo il compito per primo di dare questo voto alle due squadre. Partiamo con la squadra blu. Allora, da premettere che il gusto di entrambi i piatti sono eccezionali, quindi equilibrati nel sapore e anche nella presentazione. Soltanto, e devo fare un complimento ai ragazzi perché sembra che abbiano saputo interpretare il commento mio fatto nella puntata precedente. Cioè, nel senso che questo è il cortile e quella è la scuola futura che questo nostro istituto deve diventare. Così bello, insomma, deve dare il massimo della sua
e efficacia. E, quindi diamo un vuoto, signora, però non come l'altra volta, perché lei è troppo buona con i suoi studenti, deve essere un po' più, un po' più di pugno. Diciamo, poiché questo rappresenta il passato, diamo una valutazione da 0 a 10? 9. Invece quello 10 e 9. Quindi 9 alla squadra blu, aia, e 10 alla squadra rossa. Perché dobbiamo andare. Dobbiamo andare avanti, in che senso? Andare avanti nel senso che la scuola deve essere rappresentata bella, soda, sostanziosa. Quindi questo è il suo giudizio. Questo è un poco, tra virgolette, sgarrupato. per chi ci guarda dal nord, sgarrupata, diciamo l'aspetto, la presentazione non si presenta granché rispetto a quello della squadra rossa. Va bene, passiamo invece a Cosimo Maglio, che giudicherà anche lui i piatti. Beh, vediamo un po'. Probabilmente loro sono andati un po' troppo di fretta in questo caso e non sono riusciti poi a mettere bene in posa il piatto. Andavano di fretta perché avevano visto che la squadra rossa aveva finito per primo. Allora per stargli dietro, insomma, hanno accelerato un po' troppo e infatti è una cascata, non si capisce bene la testa e la coda del piatto. Poi anche l'olio, insomma, è un po' troppo. L'olio è giusto una guarnizione all'esterno della parte edibile, quindi non andava assolutamente messo in questo modo. Qua in questo caso la preparazione è molto più armonica, anche se hanno messo un po' troppo di prezzemolo, sicuramente un po' troppo prezzemolo. Dal gusto direi che sono un po' troppo sapidi tutti e due, perché qua bisogna fare attenzione un po' alla ricetta, perché oltre al baccalà che comunque è salato, ci sono i capperi, le olive che comunque hanno nella loro conservazione il sale, quindi andava fatta molta attenzione in questo caso alla preparazione. Per quanto riguarda il voto, io metterei squadra blu, io un 5. Addirittura sono andati male sto giro e per loro direi un 7, giusto per la preparazione un poco più attenta nell'estetica del piatto. Per il resto, insomma, quindi vincitore di questa puntata è la squadra rossa, finalmente, che ecco che parte l'applauso da parte del pubblico. Fabiola, ti vuoi rifare per questi commenti, vuoi dire qualcosa? Siamo alla pari, mo la prossima. Alla prossima puntata ci sarà un'altra sfida tra blu e rosso, parteciperai anche tu alla prossima? Certo. Mi sa di no, però, mi sa che fra 2-3 puntate parteciperai. Vediamo un po', ya. O vuoi fare l'assistente del cuoco? Vedremo. Allora, arrivati a questo punto passiamo all'abbinamento del vino per questo piatto. Quindi mi avvicino a Maddalena che è pronta per presentarci il vino. Ecco, lo sta versando, ha appena pulito la bottiglia, le gocce che possono cadere. Adesso che succede? Lo guardiamo. Il colore com'è? Un rosso chiaretto, poi lo ansiamo e poi lo assaggiamo. Perfetto. Senti, ma di che vino si tratta? Un vino secco. Vino secco? Di quell'azienda? È locale innanzitutto? Sì, Alfonso Rotolo, perfetto. Allora, siamo giunti alla fine di questa puntata che vede i vincitori, la squadra rossa. Per quanto riguarda il punteggio, potete andare sul sito www.vocedistrada.it. Ci sarà uno schema dove verrà rappresentato il punteggio delle varie squadre man mano che noi andiamo avanti con le puntate fino ad arrivare alla finale. Quindi un ultimo saluto per quanto riguarda il professoressa Guazzo. Alla prossima, così lei, qualche ragazzo che vuole salutare? Ci vediamo alla prossima puntata. Nessuno vuole salutare la preside? Salutala tu, vai. Un saluto alla preside, Loredana Nicoletti. Io da parte mia vorrei salutare e ringraziare gli operatori Anita Sessa e Giancarlo Fedone che stanno dietro le camere, che fanno un ottimo lavoro, e per concludere il nostro motto che abbiamo dato a battesimo nella prima puntata è da parte del professore Cosimo Maglio, qual è? Buon appetito e piatto pulito! I'm a sister for a brighter day, today.